In queste due prossime lezioni andiamo a scrivere le equazioni nelle reti. Io sono convinto che certamente nel corso di meccanica dei fluidi avete imparato tratto per tratto quali sono le equazioni giuste, ma metterle insieme non sono sicuro che lo abbiate fatto in maniera corretta. Allora, intanto partiamo dal nostro sistema informativo della provincia, anche per capire come sono fatte le reti, perché una parte importante, diciamo, rispetto alle informazioni che voi già avete è la topologia delle reti, cioè come i vari tratti sono interconnessi. Allora, questo che cos'è? Qui vedete, per esempio, ci sono le sorgenti che sono segnate con una stellina. Queste sono reti di adduzione. Questo è un serbatoio di testata. Si chiama di testata perché è un'ideale rappresentazione, diciamo, lineare del sistema, in cui c'è la sorgente, la città da una parte, in mezzo ci può stare il serbatoio che fornisce la città. Allora, in questo caso, essendo frapposto fra la sorgente e la città, si chiama di testata, in testa alla città, prima di fornire la città. A differenza dei serbatoi che stanno a valle della città e che si chiamano di estremità. Questo però rappresenta sempre una visione un po' semplificata delle cose, perché il sistema, se vogliamo, qui è meno bidimensionale, quindi in un certo momento non si sa più che cosa sia di testata o di estremità in una situazione bidimensionale, in cui i serbatoi possono nella sostanza fungere da funzionare in entrambi i modi. Questa è la rete di distribuzione, che qui è segnata con un rettino continuo, per dire che è molto complicata e molto capillare, perché deve fornire effettivamente tutte le abitazioni. Quindi la rete ha un allacciamento principale sulla strada principale, anche qui a Mesiano, poi c'è un tubo che viene dentro, con più tubi anche che vengono dentro, e poi c'è la rete interna dell'edificio, e andremo a vedere anche un po' come sono fatte le reti degli edifici ad un certo momento. Parlando dunque della topologia, se vogliamo, la topologia si potrebbe rappresentare in una forma di questo tipo. Questo oggetto è un grafo. È un grafo in cui nei cui nodi si trovano degli elementi caratteristici dell'acquedotto, in particolare quelli che abbiamo già nominato più volte oggi, le sorgenti, i turbini piezometrici, i serbatoi di compenso, le opere di presa. E ho distinto qui anche la rete di distribuzione e la rete di adduzione. Come si definisce questo tipo di grafo? In un grafo di questo tipo ci sono degli oggetti topologici di dimensione 1 che si chiamano tratti. Sono dei tubi in realtà, magari con valvole e anche dispositivi idraulici dentro, però essenzialmente dei tubi. Ci sono degli oggetti topologici di dimensione 0, che sono i nodi. In particolare possiamo distinguere, da un punto di vista poi delle equazioni che andremo a scrivere, dei nodi esterni e dei nodi interni. Qui i nodi interni sono rappresentati in rosso, i nodi esterni in blu. Poi abbiamo delle maglie. Le maglie sono delle sottoparti di rete che sono conchiuse in se stesse, cioè rappresentano dei loop, dei sistemi che se percorsi riportano allo stesso punto, in un senso o nell'altro. Questo introduce una complessità nella discretizzazione della e nel trattamento dell'acquedotto, perché mentre per esempio per queste parti che noi vediamo esternamente, l'acqua, possiamo immaginare, va dalla sorgente al serbatoio, anche per le questioni di pendenza che si vengono a generare, all'interno delle maglie
caldi e non sappiamo in anticipo qual è la direzione dell'acqua. Dipende dalla distribuzione dei carichi idraulici man mano che si vengono a creare varie condizioni di utenza. Questa è una rete ad albero aperta, si chiama rete aperta in acquedottistica ed è simile, se volete, ad una rete di fognatura. La rete di fognatura è una tipica rete ad albero o rete aperta. La rete di acquedotto normalmente si fa a maglie. Perché si costruisce a maglie? Ha delle complicazioni dal punto di vista del calcolo, però ha dei vantaggi dal punto di vista dell'utilizzo, perché l'acqua, potendo arrivare in un punto da due strade differenti, cioè il sistema permettendo all'acqua di arrivare da due parti differenti, ha maggiore resilienza. Per esempio, se si rompe un pezzo di uno di quei due pretubi lì, supponiamo che succeda un incidente qui, perché in modo tale che qui l'acqua non passa, però tutta l'utenza è fornita dall'acqua che va nelle altre direzioni. Il sistema, dunque, fatto a maglie chiuse, si dice in acquedottistica sempre, ha maggiore resilienza del sistema a maglie aperte. In generale tutti i sistemi sono sistemi misti, cioè hanno sia delle maglie aperte che delle maglie chiuse. In particolare la parte finale dell'utenza è quasi sempre una maglia aperta, cioè un albero che viene fornito, in cui l'acqua va in una sola direzione. Questa appunto è una rete a maglie chiuse. Certo, uno potrebbe distinguere una circuitazione anche più grande, ma l'elemento base a cui ci si riferisce qui sono le cosiddette maglie indipendenti, cioè quelle che non possono essere rappresentate come la congiunzione di due maglie. Per esempio questa, le due maglie sopra identificano una certa circuitazione, però questa è la somma delle due circuitazioni delle singole maglie. Le maglie elementari sono quelle a cui noi siamo interessati. Lì potete notare la direzione delle frecce. La direzione delle frecce che viene attribuita alle maglie, o meglio ai tratti, è assolutamente arbitraria. Non rappresenta la direzione dell'acqua, rappresenta la direzione in cui noi rappresenteremo poi le equazioni, cioè i termini che corrispondono ai tratti saranno positivi se vanno nella direzione delle frecce o negativi se vanno nella direzione opposta. E però appunto potranno essere positivi o negativi. Un tratto unisce due nodi e tra nodi, tratti e vertici vale la cosiddetta non si chiama equazione di Eulero, ma si chiama caratteristica di Eulero, che è propria di tutte le topologie. Cioè, se voi prendete una linea e la suddividete con tre punti, uno iniziale, uno in mezzo, uno terminale. I tratti in mezzo sono due. Allora, il numero di punti meno il numero di tratti è uguale a 1. Se voi chiudete gli elementi per formare una maglia, di nuovo il numero di tratti cioè il numero di nodi meno il numero di tratti più il numero di maglie è sempre uguale a 1, cioè il numero di buchi che si vengono a creare, se si vuole, è uguale a 1. Questa è una caratteristica universale di tutte le griglie, in cui la somma degli elementi di grado 0 più meno la somma degli elementi di grado 1 più la somma degli elementi di grado 2 meno la somma degli elementi di grado 3 se siamo in dimensioni più grandi e così via è sempre uguale a 1. Si può dimostrare per l'unità.
Infatti, in questa nostra rete abbiamo 4 maglie indipendenti, 25 nodi, 25 più 4 fa 29, meno 28 tratti che fa 1. Tanto per... Questo può essere utile perché sembra banale contare quelle cose lì, ma per... Io nel disegnare questa rete l'ho prima disegnata creando una rete che mi sembrasse significativa di quello che succede in una rete naturale. Poi ho detto adesso conto le maglie. Beh, se non avessi avuto l'ausilio della caratteristica di Eulero ne avrei dimenticate, insomma le ho ricontate e ricontate finché ho ottenuto il numero giusto perché ne perdevo sempre qualcuna per strada. Come si descrive una rete, un grafo? Allora, qui c'è un errore, perché dopo vi dico dopo. E allora, per descrivere un grafo, in particolare un grafo di questo tipo, c'è una disciplina in matematica che si chiama topologia algebrica, che è uguale, studia tutte. Ma e ai più matematici, più matematici di voi troverebbero interessante leggere queste cose. E diciamo che in generale bisogna numerare tutti i nodi, tutti i tratti, tutti gli elementi che compaiono e potremmo numerare anche le maglie. Per esempio qui i nodi li ho numerati con i numeri cerchiettati, i tratti li ho numerati con numeri quadrettati e la maglia non l'ho numerata perché in questo momento non mi serviva. Poi posso costruire una matrice che ha per esempio un numero di righe pari il numero di colonne pari al numero di nodi e il numero di righe pari al numero di tratti che mi dice che contiene un 1, 1, 0 in corrispondenza del fatto che un nodo e un tratto siano connessi. In realtà, come vediamo nella prossima slide, noi non usiamo un 1 e uno 0, ma usiamo anche 1 e meno 1 a seconda, perché i nostri grafi li orientiamo sempre allo scopo di scrivere poi le nostre equazioni. E a seconda dell'orientamento del grafo, allora, ci mettiamo un segno più o meno 1. La matrice di quando io unisco elementi di dimensione topologica diversa, cioè nodi con tratti, tratti con maglie, maglie con strutture tridimensionali, per esempio, o griglie tridimensionali, vado a costruire sempre delle matrici di incidenza, delle matrici che hanno un diverso comunque numero di righe di colonne. A noi potrebbe anche interessare, da un certo punto di vista, una matrice che ci mette in corrispondenza i nodi tra di loro. La matrice che pone in corrispondenza i nodi tra di loro si chiama matrice di adiacenza, invece. Cioè, la matrice di incidenza che mette elementi topologici di dimensione diversa, la matrice di adiacenza connette elementi topologici della stessa dimensione. Questa è così informazione generale. Come numeriamo gli elementi di questa matrice di incidenza? Se io ho un tronco I, per esempio il tronco 1, che esce dal nodo 1, il valore relativo della matrice di incidenza è uguale a 1. Se io ho un elemento che viceversa entra nel nodo, cioè un tratto che entra in un nodo, allora l'elemento corrispondente vale meno 1. Per esempio 2, 3 vale meno 1. Zero e
tutti gli altri casi. Per esempio, il diagramma, il triangolo spiegato. Il triangolo è la forma più semplice che può costruire una maglia chiusa con una superficie bidimensionale. Per esempio, il nodo A11 è uguale, esce, è segnato a sinistra perché ho messo i pallini in verticale, anche se la figura va da sinistra verso destra, va E1. A23 invece è meno 1. 2-3, come vedete, il tratto 2 va dentro il nodo 3, quindi è meno 1. E a 2-1, il tratto 2 non va dentro il nodo 1, che connette i nodi 2-3, e quindi è 0. Come risultato, la matrice di incidenza ha questa forma qua, per quella relativa relativa a questo triangolo. La somma sulle righe è da sempre 0, perché un tratto da una parte entra dall'altra, e dall'altra esce. Allora, intanto andiamo a vedere nella nostra analisi una rete semplice. Classico esercizio di rete di adduzione, in questo caso una rete di adduzione con tre serbatoi e con un nodo centrale. La rete di adduzione a due serbatoi la faremo anche, ma è molto più semplice. Da qui allora numeriamo i serbatoi, che sono dei nodi esterni 1, 3 e 2. La numerazione è tutta arbitraria, eh? E numeriamo i tratti come 1, 2 e 3. C'è un nodo che è il nodo 4, che qua non è segnato, che è quello verdino, il nodo 4, quindi avremo un'altra pallina rossa con un nodo con scritto 4, che mi rappresenta l'unico nodo interno del sistema. In genere, in questi problemi idraulici, quello che noi sappiamo è che la quota piezometrica è fissata nei serbatoi dalla quota dei serbatoi. Questo è un dato, diciamo, idraulico, sempre segnato. Dopo, ovviamente, la quota dei serbatoi varia un po', ma in genere, per le considerazioni che facciamo noi, si può considerare costante, in prima approssimazione. Nel nodo interno la piezometrica in genere non è nota, della piezometrica che si viene a generare. Da che cosa dipenderà la piezometrica che si viene a generare nel nodo interno? Dipende certamente dalle piezometriche che ci sono nei nodi esterni, ma dipenderà poi anche dalle caratteristiche geometriche dei tubi, cioè quindi dalla dissipazione, e dalle caratteristiche anche dinamiche, idrauliche, di dissipazione dei tubi, cioè quanta energia viene dissipata nei tubi in funzione del loro diametro, del materiale che li ha composti, e anche dalla quota fisica in cui poniamo poi il... Qua possiamo andare a costruire la matrice di incidenza del nostro sistema, che ha appunto quattro nodi, quindi quattro colonne, di cui un solo nodo interno peraltro, e tre righe, cioè quindi tre tratti. Come vedete, quella lì è la matrice. Possiamo riordinare i numeri della matrice in modo tale da costituire questa cosa, in cui, essendo il nodo interno, c'è una matrice relativa, una parte della matrice relativa ai nodi interni, una parte della matrice relativa ai nodi esterni. In particolare qui la cosa simpatica è che la matrice relativa ai nodi esterni è una matrice diagonale, e questo dal punto di vista del calcolo. Quando poi andremo ad usare queste matrici per calcolare, adesso non andiamo troppo avanti, ma quando andremo a calcolare queste cose le utilizzeremo.
invece si diciamo di incidenza, guarda così. Adesso la andiamo